Lo scrive e il direttore lo licenzia, perché dice: no, ma te non devi. Dopo ci metti contro la casa discografica, ci metti contro il cantante, il pubblico, non va bene. Dico, cazzo, dico, ma parla di me. Nel senso, no? Vado a cercare, dico, adesso vedo se qualcuno ha scritto qualcosa e scopro che il giorno prima c'era stata la conferenza stampa di lancio del disco, a cui io non sono stato invitato. Oh. Allora gli scrivo un messaggio dicendo: Samuele, era fighissimo, dico, ho sentito l'intervista, dico, sembra che l'hai scritta per me, dico, peraltro te l'avrei detto ieri alla conferenza stampa se qualcuno non mi avesse invitato. E lui mi dice, guarda che io però non... A me, io ho esplicitamente chiesto che te ci fossi, ho detto ci sentiamo, ma mi hanno detto che te vivi a Perugia e quindi non potevi esserci, perché era, non era in, su Zoom, era a teatro, quindi era dal vivo. E io ho detto, gli mando una foto, guarda, io abito qui, dico, come vedi, sto a Milano, quindi no, non mi hanno invitato. E ci ho fatto un pezzo in cui dicevo, sarebbe proprio quello che ti ho raccontato a te. E lui mi dice, guarda, hai fatto benissimo, ha detto, peraltro sì, quando ho scritto quella canzone è a te che stavo pensando, cioè, come dire, era corretto pure il fatto che non l'avresti fatto notare. Quindi è più difficile essere critici che non essere critici, questo è un dato di Sicuro. fatto. Per me no, perché a me di essere, come dire, a me dei cuoricini dei cantanti non me ne frega proprio niente. L'altra critica che mi viene mossa è: te parli bene solo dei tuoi amici. Allora, io questo lo dico, lo ripeto e lo sottolineo sempre. Io sono nato 51 anni fa nella città di Ancona e ho vissuto nella città di Ancona fino a che non avevo 28 anni. Quindi i miei amici, diciamo quelli storici, sono tutti anconetani nati alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, no? Gente che tuttora quando vado giù frequento. Ho degli amici nuovi che mi sono fatto a Milano. Te, gli amici, tendenzialmente, come te li fai? Perché li frequenti per questioni lavorative e perché probabilmente c'è qualcosa in comune con loro, Sì, no? Se no. chiaro. Ecco, se io sono molto amico di Enrico Ruggeri, non è perché abbiamo giocato a calcio quando eravamo ragazzini, o perché io amo la sua musica, lui ha iniziato a leggermi, si è interessato a quello che scrivevo, ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, quindi diciamo il fatto che lui faccia quella musica è uno dei motivi per cui io scrivo bene di lui, ma è anche uno dei motivi per cui sono suo amico. Non è viceversa, cioè non è che scrivo bene di Ruggeri perché sono suo amico perché Ruggeri scrive canzoni che mi piacciono, per le quali io poi le scrivo bene. Chiaro. La giro così. I miei colleghi sono decisamente molto meno liberi in queste, pensano che farsi mettere il cuoricino da Emma Marrone sia una cosa interessante. Io mi Un vergognerei. cuoricino marrone, magari. Ma magari, cioè no, no, nel senso, io provo imbarazzo quando vedo queste scene di sudditanza da parte dei miei colleghi. Non a caso, sta succedendo una cosa simpaticissima, cioè io ho collaborato a un libro che sta per uscire, di cui nessuno sta parlando, di Cremonini, perché l'ho scritto io. Con lui, e quindi ovviamente tutti stanno praticando una censura. Tra l'altro, è un artista molto amato e anche molto mainstream perché dietro ci sono io. E quindi, come Ma dire, sai già il è titolo stata del libro? sì, Let Them Talk esce il 1º dicembre per Ah, eccolo Mondadori. qua, Io si è trovato la locandina. sto talmente sul cazzo a tutti che ovviamente lui ne pagherà le conseguenze, hai capito? Ma peraltro io gliel'avevo anche preannunciato, cioè era una cosa risaputa, ma non credevano, devo dire la verità, che non ci avevano creduto appieno, nel senso che pensavano che fosse più un mio vezzo dire che io sto sul cazzo a tutti, invece no, io sto proprio sul cazzo a tutti, davvero. Senti, con No, cosa non che sia un vuoi? problema, eh. No, 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 infatti no. I conflitti ci vogliono, secondo me, altrimenti non. Sì, ma figurati. Con cosa, non lo so, con cosa ci vuoi salutare? Cosa consigli alle persone di andare a vedere, a parte libri, oppure c'è qualche progetto a cui sto lavorando importante in questo periodo? No, guarda, progetti ce ne sono un po', ma sono tutti così in costruzione, nel senso che
La difficoltà di questo momento è proprio progettare, perché non si sa quando ne usciremo da questa situazione, perché c'è stanca, per dirla alla neffa, nessuno chiama e non so chi chiamare, cioè, insomma, è un po' così. Io ho la necessità di progettare, non solo per questioni meramente economiche, anche ovviamente, ma proprio per una questione di vita, cioè nel senso, sono abituato a fare 10 roba alla volta. E l'idea di non avere una prospettiva, cioè non sapere cosa andrò a fare a giugno dell'anno prossimo, mi destabilizza, no? Perché solitamente ho più cose in mano. Sto provando a buttare giù delle ipotesi, faticando, perché poi stando a casa è un po' più difficile, no? Cioè, non hai modo di incontrarti. Però non ho nulla. Appunto, il mio prossimo progetto è questo libro con Cremonini, che però in realtà è un libro. Come dire, formalmente è un libro di Cremonini, cioè parla di lui, io ci sono, ma ci sono sotto un'altra formula, non so come dire. Quasi un ghostwriter, forse. No, non sono un ghostwriter perché compaio, quindi non sono un Ah, ghost, nel ok. senso Non che sei ghost. no, cioè, ufficialmente sono il curatore del libro, però Ok. il curatore di un libro che non sia una raccolta di articoli, di poesie, c'è un altro ruolo, sono un Sì. coautore, mettiamola così. Ok. Però questo è un progetto che in realtà è un progetto che è partito prima della pandemia e si è semplicemente concretizzato durante, perché è stato un momento in cui siamo stati tutti fermi, se no probabilmente sarebbe andato più alle lunghe e avrebbe preso un'altra formula. Sicuramente farò qualcosa anche in musica, non so cosa, questi giorni mi sto rivedendo con la band nella quale sono, rivedendo su Zoom. Con la band con la quale suonavo negli anni 90, stiamo ipotizzando di provare a Mettere su fare qualcosa. una jam. Sì, ma così, ma più per stare in piedi. No, io tendenzialmente in questo periodo sto leggendo tantissimo e sto guardando molte serie su Amazon Prime e su Netflix, come tutti, credo. Io durante il Perciò. primo lockdown ho messo su una band e niente, abbiamo registrato tutto nelle proprie case e poi ho fatto tutto il mixing e abbiamo fatto una canzone ogni sabato facevamo, però non cover, perché cover diciamo è facile, proprio comporre No, canzoni. beh, no, ma l'idea infatti è quella, cioè la cosa che ti dicevo adesso io è quella. Noi abbiamo suonato in una band che ci aveva avuto anche un buon seguito locale negli anni 90, ma era Sì. una roba proprio così, cioè giovanile, come si dice. Ci siamo ritrovati, come spesso capita nella vita, a un funerale, perché è morta la mamma di uno di noi. E ci è venuta con alcuni non mi vedevo più da 25 anni, 26 anni, quindi, perché io vivo da un'altra parte, perché uno si perde di vista. Sai, a 50 anni un po' di nostalgia ce l'hai in generale per il passato. L'idea è perché non facciamo quello che all'epoca non abbiamo fatto, perché ci siamo sciolti tipo The Commitments. Ma mettendoci le mani in faccia quando stavamo per incidere il nostro album, considera che negli anni 90 incidere gli album era un'impresa perché Ci credo. c'erano meno studio, costavano un occhio della testa, Non cioè c'erano non i è come adesso. portatili. No, era una roba proprio impegnativa parecchio, poi se stavi in provincia veramente te svenavi. E ho detto proviamo a farlo, può darsi che lo faremo, ma quello veramente è un gioco, cioè nel senso non lo vedrei come una roba lavorativa. A livello lavorativo Ok. scrivo, tengo un diario online che andrà avanti fino a che non finisce sta roba, quindi potrebbe diventare il diario più lungo della storia dell'umanità, perché già ho fatto 103 puntate la volta scorsa, adesso sono arrivato alla 12ª puntata di Dio mio. questa, vediamo. Senti, ci sentiamo fra 2 anni o ne facciamo un'altra, diciamo Dai, più. quando vai, io Dai, in magari questo quando. periodo sto spesso a casa, come puoi immaginare, Magari quindi ti quando vuoi. messaggio qualche volta che vedo un po' di Sì, movimenti quando vuoi diversi. ci A sono. posto. Assolutamente. Ti Dai, mando grazie mille. poi il link della puntata Sì, se assolutamente. lo uso. A posto. Assolutamente. Dai, grazie mille. Grazie a te del tuo tempo. Ciao Michele. Un abbraccio. Ciao, ciao. Ciao.